ciao, stanno Jacopo. Guardando questo video. Ciao Basetto. Ciao. E ricominciamo. Ciao. Mezzo barra di suore di biciclette, terza elementare, cinque molline partigiani di mia zia che vive in Lussemburgo da 6 anni. Come potete ben capire, siamo davanti all'INIT con due esimi e importanti esponenti della musica indipendente italiana. Serietà. Jacopo, Find Before You Came, Capra, come ti chiamano tutti così, Gazebo, okay. Penguins. 21 giugno, c'è appena stato, appena finito da un'oretta il concerto qui all'INIT. Di voi che magari non esce sempre pure dalle interviste, perché ne fate parecchie, le contate? Interviste? Sì. Noi cerchiamo di farne il meno possibile. 23. Tu le sai. 23. Ma 23 dall'inizio o 23 voi quando avete rotto i coglioni con le interviste? Voi ne avete fatte tante. Sì, però ho sentato 23. Solo su legna o? Sì, sì, sì. Ne fatte di più. Però, cioè, tu invece, quindi cioè stai attento, le calcoli in senso buono. Cerchiamo di farle il meno possibile, perché tanto alla fine ci chiedono sempre le stesse cose e anche tu ci chiederai sempre le stesse cose. Facciamo una scommessa. Come mai non vi piace Dublino? No, no, non lo chiedere. No, io invece volevo iniziare proprio dalla vostra storia, perché avete un lato comune che abbiamo trovato, penso che lo troverebbe chiunque, è semplice, basta leggere. La barba. Siete partiti, si è partita la barba e la bellezza che la bellezza si vede dal video. È una figlia. Questo pure parleremo. E
il fatto che avete iniziato a suonare con tutte e due, con le rispettive band e con la stessa formazione, e all'inizio suonavate in inglese, cantavate in inglese, quindi una scelta precisa, e poi a un certo punto siete passati tutti e due all'italiano. Ma noi li abbiamo copiati. Ecco, tanto no. Ovviamente, questo era chiaro. Questo era chiaro. La prima cosa che vi volevamo chiedere era se fosse stata una scelta pensata, ragionata, voluta. A un certo punto abbiamo detto passiamo all'italiano, vediamo se i Gazebo Penguins ci copiano. Vabbè. Sì. Nella nostra scelta è stato molto più facile copiare i Fine Before You Came. Se già è riuscita a loro, figurati se non riesce a noi. Però è cambiato qualche cosa proprio. No, l'abbiamo fatto perché. Avevi i testi. Perché lui fa i testi tipo un paio d'anni prima delle canzoni. Per noi mi piace. Lui fa i testi tipo un paio d'anni prima, evidentemente aveva dei testi che aveva fatto in italiano, doveva ancora non è andata proprio così. Abbiamo che doveva ancora non scrivevi in italiano, quindi hai cominciato. No, io scrivevo, scrivevo direttamente in inglese, malissimo, e poi me li facevo correggere. A un certo punto me li sono fatti correggere da Jonathan Clancy. Tutti si fanno correggere da Jonathan Clancy. Incredibile. Passano tutti a Jonathan Clancy. Infatti lui, secondo me... Sì, mi ha corretto le domande, infatti. Ha corretto le domande. In inglese, lui me l'ha tradotto in italiano bene. Comunque sì. E poi a un certo punto abbiamo detto, qui basta, ci siamo rotti i coglioni. L'inglese, con l'inglese assomigliamo a mille gruppi, proviamo in italiano a vedere se assomigliamo solo a noi. E un giorno ai Gazebo Penguins. Poi un giorno ai Gazebo Penguins. Eppure pure voi è andata così, nel senso vi abbiamo fatto tradurre i testi di legno a Jonathan Clancy in inglese. Però così. Per cui sì, noi l'abbiamo fatto tradurre in inglese. Però non a Jonathan Clancy. Però mi chiedevo, le canzoni suonano uguali o sono proprio diverse quando si canta in italiano o in inglese? Perché io vedo che la metrica, insomma, nei vostri casi viene proprio falcidiata, tra l'altro. La nostra è completamente a caso. Ok, e anche però la ricchezza, diciamo, il punto forse che vi fa vincere. Il fatto di non aver metrica. Il fatto di essere unici, sì. Beh, no, vabbè, c'è Max Pezzali che sono 20 anni e fa le metriche alla cazzo di cane. Cambia gli accenti, dai, non è che si è inventato grandi cose, lo facevano negli anni 60. Poi si inventa le parole. Ora c'è tutto Max Pezzali, eroe, a me fa schifo al cazzo Max Pezzali. Ok, diciamolo chiaro e tondo, a noi fa schifo. Ci fa schifo Max Pezzali. Io avevo comprato a mio fratello, io avevo un fratello molto più grande, lui comprava tutti i dischi. Sì, non basta non farlo vedere ai minori. E l'altra sera ero in pizzeria a Villa Dalmè e c'era Certe Notti nella radio della pizzeria e mi ha proprio ricordato quando mio fratello aveva comprato Hanno ucciso l'uomo ragno. Io sapevo a memoria tutti i testi, però Certe Notti non è in Hanno ucciso l'uomo ragno. No, no. E non è neanche di Max Pezzali. Non è neanche di Max Pezzali, testa di gatto. No, Ligabue. No, Certe Notti. Adesso sei un mito. L'abbiamo perso dopo 3 minuti. Pensavamo durasse di più. Però molto bella di Max Pezzali, secondo me il suo unico pezzo bello è Stairway to Heaven. Perché è in inglese? Secondo me quando cantava in inglese. Nella notte! Nella notte! Un ritmo che ti prende nella notte! Quando si parla di testi, cioè. Tipo, per loro parlare dei testi è. Inutile. Mi ne frega un cazzo. Come non me ne frega nulla? No, non è vero, secondo me sembrano. Anche secondo me, però lui dice non gliene frega nulla, è l'ultima cosa, lo aggiungo dopo sì. Poi come. Lui li fa prima. Io li faccio prima. Tu hai testi per 4 dischi, cioè. Sì, io ce non so. Anche gli altri gruppi. E per chi scrivete, visto che siete gli autori? Per chi? Per chi? Per quando scrivete? Scrivete per voi? Scrivete per togliervi un peso? Scrivete per arrivare a qualche cosa o a qualcuno? Noi scriviamo per la canzone. Cioè, fondamentalmente prima c'è sempre. Come sei pop? Hai visto? Beh basta, la mia risposta è quella. Per la canzone. Cioè l'obiettivo è la canzone. Sì. Quindi diciamo che poi il testo, il fatto di scriverla è anche strumentale alla canzone. Cioè devi arrivare alla canzone, quindi si possono fare pure dei maneggi a un certo punto. Devo arrivare a quello. Il fine giustifica pure il fatto di muovere dei fili, spostare delle cose, fregarsene di altre regole. Sì. Cioè quando facevamo il disco, quando abbiamo fatto l'altro disco in inglese, i testi li abbiamo fatti in studio, cioè mentre tipo uno registrava il basso, l'altro pensava ai testi a caso. Pazzi.
Decidendo di farlo in italiano abbiamo detto non si può proprio dire quello che ti pare perché stia nella battuta, e allora ci siamo impegnati un po' di più, quindi abbiamo registrato le strumentali, poi passato del tempo, delle prove, comunque sì, fondamentalmente per noi il testo era qualcosa che suonasse bene. Fortunatamente, cioè, devo dire che poi alla fine anche i testi che sono venuti fuori, cioè, ci piacciono. Sono belli i testi. Sì, sì, infatti secondo me stava facendo il modesto, ma no, però avendo anche un senso. No, io penso che abbiano un senso, nel senso, il lavoro è questo, fai un testo perché stia bene nella canzone. Una volta che hai buttato giù qualcosa che può starci bene, poi lavori perché cerchi anche di che sia il più sensato e significativo possibile, ecco. Non è che il primo che butti giù, specie quando abbiamo fatto Legna, che nel senso c'è stato un lavoro lungo. Giornate che a me vengono molto bene in macchina, giornate che giravo in macchina solo per farmi venire una battuta che ci stesse dentro. Premetto che parlare di testi è sempre un po' difficile. È un po' intimo, vero pure? È un po' intimo. Credo che siano delle robe che uno si chiude a riccio, c'ha un attimo un atteggiamento di un certo tipo e riesce a... Cioè, le scrive e così riesce un pochino più a tirarle fuori, ma... quando vengono scritti non vengono scritti per nessuno in particolare, credo che né per la canzone, perché vengono scritti prima, ma boh,
per dire delle cose che non si direbbero in altro modo, probabilmente. Però tu poi vai a studio e li porti agli altri. Quindi... No, li leggono molto prima. Ok, comunque li devi far leggere a un certo punto. Ah, no, sì, certo, sì. Quindi sì, per sì. Quanto tu ti sei chiuso a riccio all'inizio e abbia fatto il lavoro da solo e magari anche cercando la solitudine, c'è quella parte... poi ti devi confrontare. C'è l'outing, sì, e sì. Come la vivi quella parte, quel momento là? Sono abbastanza agitato. Stai ma... facendo un'intervista? Sì. Alle 3 del mattino. Ti rendi conto? Adesso sono... Ma mi richiami il futuro. Aspetta. Non la voleva per nessuno. Matti, ma loro matti. Sì, sì, mattissimi. Però c'ho delle domande, ragazzo. Ficcanti. Si parla di calcio? No. Si parla tra poco, no. Credo. Si parla di calcio, chiamavamo. Parlavamo di outing. Parlavamo di outing, sì, e che noi siamo molto amici, sì, ci conosciamo da. Quello. Ormai, intanto come band da 12 anni, non ti ho chiesto da quanto vi conoscete. Beh, io e Marchetti da prima. E poi con gli altri invece ci siamo conosciuti tutti con il gruppo. Comunque, però lui è il mio migliore amico, cioè ci conosciamo da un bel po'. E quindi sì, c'è quel momento un po' di outing in cui i testi vengono mandati e gli altri li leggono e se in qualche modo generalmente... Te li cambiano, te li hanno cambiati? Sì, no, mai. Bravo, la stessa cosa. Mai. Cioè quando abbiamo fatto tutto, ci siamo montati la testa, abbiamo fatto un concept album. Il Chiangone lo chiamiamo, che fa due coglioni così. E allora abbiamo scritto questa storia in cui sì, poi ognuno ha messo un po' del suo, però di base si fidano molto. Che fine ha fatto? Il Chiangone uscirà come ultimo album? È uscito, sì, è quello che si chiama Find Before, è il disco omonimo. È un concept. Nessuno lo sa. Quando è uscito se ne parlava. No, lo sapevano tutti, era un concept. Io sì, non ero nato ancora.
adesso in realtà si fidano molto e sono io poi che cioè li scrivo magari 2 anni prima, però poi quando si va a registrare cambio 1000 robe, non sono sicuro, poi li rimando, ragazzi, ma ci piace davvero, cioè c'ho 1000... 2 coglioni. Sì, 2 coglioni. E invece sulla parte musicale ci troviamo tutti e 5 in sala prove, e ogni nota viene ponderata. Ci nessuno mettiamo... arriva da casa con mai. Una parte? No, nessuno okay. suona a casa, nessuno di noi suona a casa, strumenti sempre in sala prove, e nessuno a casa fa niente. Tu invece ci hai detto che addirittura il testo nasce qualche volta in sala prove, quindi vuol dire che ancora di più, a maggior ragione, la musica è legata alle parole. Sì. Cioè nasce un testo che è magari... ovvio che deve piacere a tutti. Sì, tre. Sì, no, quello sì. Non no. uscirebbe proprio la canzone. Ma no, assolutamente. Però sì, il testo comunque viene sempre. Cioè nascono delle parole in sala parole che magari se ne tiene una su 10. Che bello, nascono delle parole. Sì, ma... sì. Tipo troppo facile andare in sala parole, però. Sono l'urlare, quello si tenuto. Ma anche ci dopo pensi... magari su quelle parole fai il testo, anche per dire. Su 2 parole che ti piacciono, che hai trovato. Pertinenti, che non sposteresti, a cui ti affezioni, poi crei tutto il resto. Vi capita mai di pensare, oddio, ma questa poi la devo cantare davanti a 300 persone? E che certo. persone? Cioè, pensate pure a che tipo di persone ci saranno al concerto? Sì, ma infatti anche lì c'è modo e modo di cantarle, approcciarsi alla cosa. Io stasera ero in mutande a un certo punto e cantavo Buio, che è un pezzo che insomma c'ha... Boh, quindi dipende anche come le dici le cose. Come non c'è il rischio di autocensura quando pensi a chi poi l'ascolterà e ha una potenziale reazione? Nel senso, ci sono delle cose che magari dici no, questo non lo scrivo. No, perché tutto quello che facciamo, sia musicalmente che a livello di testi, c'è chiaramente una componente narcisistica. C'è chiaramente perché è normale che ci sia, perché è chiaro che fai tutto per te, per il gruppo, perché piaccia a noi 5 per primi, quello di sicuro. Poi però ci pensi che queste robe le vai a urlare, a cantare, a suonare davanti ad altre persone. Però no, non è mai un... non dici... Cioè, almeno nel nostro caso non pensiamo pensate mai... Pensate solo no? a voi stessi. Sì, sì, stessa sì. cosa vale pure per voi. Beh sì, comunque non c'è niente di cui ci vergogniamo. E a quel punto lì non ti viene neanche l'imbarazzo. Ma questo perché non vi vergognate voi come sì, carattere? Sì, forse è fondamentalmente quello. No, ma nel senso a quel punto... Cioè, se c'è un'autocensura è preventiva. Cioè, viene prima di un concerto, prima di fare una canzone o scrivere un testo. Non ti sei mai accorto che magari c'era una parte, una canzone che stava uscendo fuori in un modo e poi a un certo punto hai detto no, però così secondo me non piace? Sì. E in quel momento come L'ultimo. Fai a decidere tu così non piace? Cioè che cosa ti dice questo non piacerà? Tipo... Pensi alla fedeltà al gruppo, no. quello che già suonate o pensi boh? Tipo c'era questo cantato che sembrava troppo Max Pezzali nell'ultimo pezzo che deve uscire tra poco in uno split e lo sentivo diciamo che era Max Pezzali, che non mi piaceva. E dopo abbiamo rifatto. E basta con Max Pezzali. Si parla solo di Max Pezzali, che palle. Thank you.
anche da dire una cosa, cioè, non è che questi gruppi, cioè, per noi come per voi, sono degli hobby, insomma, non è... Sì, ci volevo arrivare pure qui. Sono delle robe belle che facciamo all'Isoletta Felice, ma insomma... Visto che hai aperto la voragine, non la porta, ma tra di voi parlate mai di quando smetterete? Cioè vi siete detti, noi smetteremo il giorno in cui succede una cosa, oppure il giorno in cui non riusciamo più a far succedere una cosa? Dopo stasera. Smetteremo il giorno in cui finisco un concerto in mutande, è successo. Forse. Questa è l'ultima intervista di io. Io a un certo punto allora ho detto, ragazzi, il giorno che mi vedrete in infradito, uccidetemi. E questo succedeva tipo 7-8 anni fa. Poi no, non ci pensiamo. Poi è chiaro che ultimamente le nostre vite si stanno un attimo infittendo, ecco, stavo per dire complicando, no, infittendo, e nessuno di noi, cioè non ci vediamo più tanto come prima, non abbiamo più modo, per cui cerchiamo di ritagliarci degli spazi, che ne so, a Pasqua, a Pasquetta, cerchiamo di stare insieme, quando andiamo in giro a suonare stiamo insieme. Ma voi vi vedete oltre a suonare? No, ultimamente no, ultimamente è proprio un casino. Per cui inevitabilmente a un certo punto la roba sarà impossibile da fare, perché uno sta in Toscana, un altro sta fuori Milano, un altro è sempre via per lavoro, per cui è chiaro che a un certo punto non ci sarà più modo, tempo. E non ne parliamo perché ci fa paurissimo a tutti, perché è una roba che comunque ci fa star bene, è una cosa tutta nostra. Non ne parliamo, è il giorno in cui uno qualunque di noi cinque non ce la farà più, il gruppo finirà. Vabbè, è come una relazione d'amore. Sì, sì, assolutamente, è come una relazione d'amore. Ma per voi vi siete formati da molto meno tempo rispetto a loro, avete 5 anni di meno come gruppo. Sì, più o meno. Però questi discorsi anni. Sono mai usciti, perché invece l'età anagrafica più o meno, diciamo, siete un po' più giovani, ma non sì, leggermente. No, non ne parliamo. Proprio... No. Vi giurate amore eterno come fanno? Ma neanche, no, neanche. No, ma poi siamo maschietti. Qui si litiga un sasso, sì. Si litiga un sacco. Cioè, nel senso, più suoni, secondo me, più litighi. Cioè, come ogni cosa che cresce, voglio dire, cioè più cresce, più tempo passi assieme, più anche il carico emotivo è forte e più è facile anche, nel senso, trovare delle compressioni. Ultimamente litighiamo molto via mail. È terribile. E rispetto alle vite private invece, visto che sarà cambiata parecchio la situazione personale di ognuno. Suri è molto bravo a suonare il piano, infatti dovremmo suonare il piano poi in gruppo, secondo me. Qualche linea di piano, chi l'ha detto, spacco la faccia. Ok, abbiamo ancora tantissimi pezzi. Dov'è c'è scuola? Chi è la scuola domani? Nessuno alla scuola? Sarà cambiata parecchio la situazione personale di tutti quanti i membri delle band. Però c'ho davanti voi due, quindi la domanda mi viene quasi automatica, visto che siete anche genitori. Comunque, si dice così. Sì, quello sì. Quanto conta in tutto quello che fate nell'ambito musicale con i rispettivi gruppi? Cioè, incide nel senso che mi aiuta, mi dà più stimoli, mi fa vedere il gruppo come un momento di svago e quindi lo vivo ancora meglio e ci butto davvero tutta l'energia che ho, perché per me quello è un uscire dalla vita quotidiana. Oppure No, non lo intendevo come se la vita quotidiana fosse un... No, invece è proprio il contrario, cioè è diventato più difficile andare a suonare, perché in realtà mi piacerebbe quasi di più stare a casa. Cioè, io so che se tipo mia figlia tra un anno mi dice papà dovresti smettere di suonare, io penso che smetterei di suonare. Sì, forse avevo anch'io nello stesso modo. È anche vero che... È anche vero che non è ancora, cioè, non è totalizzante. No, è fatto. È abbastanza... Cioè, è più accennato. Una roba... Io adesso, ora sono a Roma, domani siamo a Napoli e... Bianca, mia figlia, è con sua mamma da sola e penso più a
alla mia compagna, penso più al fatto che il fine settimana da sola con una bambina di 2 anni e mezzo è faticoso, per cui non ti sto parlando di sensi di colpa, però dico cavolo, forse dovrei essere lì a dare una mano, a star con loro, quindi sì, questo cambia, si infittisce la vita ancora di più. Poi si fa, finché si riesce a fare, sì. Si fa. Però vabbè, vi daranno pure tanti stimoli che poi usate per suonare, per scrivere, per... Ma ci sono delle, più che stimoli, ci sono delle cose divertenti. Tipo che con le sue amiche sta già per fare i Pinzo Penguins. Davvero? Sì. Fa già queste cose? Sì, sì. A questo punto c'erano lei, Greta, c'erano io, lei e Greta. Allora avevano, c'erano tutti gli strumentini, allora lei ha preso tipo un tamburello, ha dato a Greta, ha detto tu fai Peter, tu papà fai solo e io suono la chitarra, che lei faceva. E giochiamo ai Pinzo Penguins. Ti devo dare delle magliette a queste amiche piccole. Certo, voi siete parecchie, devi trovare molti amichetti. Sì. Noi siamo parecchi. Tutte amichette, fare il furbo, c'è solo 2 anni e mezzo. Poi si va a lavorare. Questo pezzo si chiama Magone e fa pure così. Caso anche a quello che scrivono di voi, ci date peso, date peso a quello che scrivono quando esce un disco, quando fate un concerto, se tra di voi comunque ne parlate di quello era scritto, sì, vi arrabbiate anche? O dopo un po' uno dice solo a ridere? La prendiamo molto a ridere, cioè, tipo su Vice che hanno scritto te lo volevo chiedere. Peggiore copertina del mese, ci hanno stroncato, ci ha fatto molto ridere. A noi non è mai successo, quindi non possiamo. No, solo si arrabbia tantissimo, ci sarà subito lui pazzo. Sì. No. Perché mi sembra quasi una mancanza, non so, lo leggete come una mancanza di rispetto, non aver approfondito, non aver cercato di entrare di più prima di scrivere di una cosa, cioè vorreste più privacy tra virgolette rispetto a quello che fate perché per voi è importante, oppure è proprio che magari scrive una cazzata tipo dice i Fine Before You Came ma mi sembrano, non so, i Blink 182 e uno gli dice vabbè, ma sai, quello fa parte del gioco, cioè, di noi generalmente quello che dicono è che la voce fa cacare, capito? Cioè è chiaro che a un certo punto dici ma porca merda, ma poi cazzo, cioè, quindi è per questo che fai cantare la gente che viene con no, te, hai capito? Perché a un certo punto non ce la faccio, vedo bianco e vado di non è la Rai Play. Però no, cioè, alla fine ci importa una sega, voglio dire, non sono robe
capitali. Però secondo me è importante questa, il fatto che si parli tanto di dischi e musica, soprattutto su internet ovviamente. Cioè, per una band, la band lo vive come un aiuto o lo vive delle volte proprio con indifferenza? Cioè, se ci fosse la centesima recensione oppure ce ne fossero solo 20, non è che a noi cambierebbe nulla, quindi... Le recensioni secondo me le leggono i gruppi e basta. Cioè, sono proprio robe. Cioè, che cazzo leggi le recensioni? Io non mi vado a leggere le recensioni. O i pareri comunque, anche sui parenti, forum, magari mi veniva pure il dubbio. Ci andate sui forum mai quelli musicali? Io cosa dicono di voi? Dopo che esce il disco, una volta al giorno vado su Google e digito Find Before You Came, risultati delle ultime 24 ore. Leggere tutto quello che viene scritto, però insomma, cioè, mi rendo anche conto che è una roba che faccio io, fanno gli altri e basta, per cui cioè, è quel lato narcisistico appunto che sei lì, se dico una roba carina ti esalti, se dico una cosa brutta dici, ti sfavi un attimo e poi dici vabbè, mi porto una sera, questo non capirà un cazzo. Però non serve una sega, cioè non ma ci sta, nel momento in cui ti metti in gioco e fai una cosa sì. Pubblica, boh, è pubblica, fine. Accetti tutto. Per forza, sennò non fai uscire niente, non pubblichi niente. Sentite, mi dovete dire una cosa, però dovete dirmi la verità. Sì. Avete fatto la gara al numero di download dei vostri dischi? No, dischi. Gara, neanche per scherzo. No, io non lo so. Ma vinciamo noi a mani alte, però. No, sì, infatti io non lo so, non voglio sapere. Tu quanti, non lo sai quanti ne avete fatto? No, i nostri ormai non so. Dai, non lo so, non lo vedo da un sacco, però mesi fa noi eravamo a 16.000. Mesi fa, sì. Ha detto solo, ci spacco la faccia, questi siete. Ah, ma Peter mi ha detto 15.000. Oh vabbè, abbiamo già vinto, comunque mesi fa, eh. Mesi fa, infatti, no, è quello loro. No, l'ultima domanda seria invece che ci eravamo preparati era sulla sull'estetica, diciamo, partendo dall'idea della copertina, che prima l'hai citata, che su Vice hanno scritto che era la peggior copertina del mese, se non sbaglio. Ci abbiamo messo tantissimo a farlo. Era più bella quella con la barba. Allora, intanto ci devi dire che cosa rappresenta, perché io mi sono fatto un'idea, però è tutta personale. Io per esempio ci vedo un gorgo che ti inghiotte. È come, mi sembrava come se voleste dire questo disco vi inghiotte. Però sicuramente non è quello che avevate in mente voi, quindi ero curioso. Ma no, volevamo che fosse una roba molto semplice, che si allontanasse da sfortuna cromaticamente, che fosse un filo più brillante, ma non... La parola che avevate in mente era... Rupestre. Ma hai detto così? Vogliamo tutto rupestre? Vogliamo una cosa rupestre. E ti spacco la faccia. Non è vero, non hai detto rupestre. Non la conosco neanche quella parola. Comunque no, è una matassona, è una roba tutta un po' un groviglio, incasinato, ma che in realtà ha un tratto molto grosso e ti dà sempre l'impressione di poterlo sbrogliare. E questo, volevamo che fosse un segno grafico di questo tipo qua. Invece so che per Legna voi siete rivolti proprio a uno studio di gente che diciamo si spaccia per... Siamo andati nella capitale della grafica. Quindi c'è stato proprio uno studio, il titolo, i disegni... Abbiamo fatto dei 15 colloqui con diversi studi
di grafica che ci hanno fatto i loro elaborati e poi abbiamo scelto quello che costava meno. Spero siete soddisfatti, dai. Sì, facciamogli sì, pubblicità. Assolutamente. No, la domanda era seria, volevo sapere se in realtà poi dopo aver fatto un disco che diciamo graficamente si presentava in una maniera, anche voi tutta la parte, diciamo, il lancio, la parte sì, promozionale l'avete fatta puntando su una certa figura, certo, l'immagine certo, del boscaiolo, sì, per sì, sempre continuare, le barbe finte anche del video. Poi però quando si arriva al momento del live invece si cambia totalmente. Sì, 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 assolutamente. Non c'entra nulla. No, no, volevamo... Si vede anche, sono molto ben vestiti tutti e due, anche visto, io. Però quindi questo... Quindi, no, non è che era vestito in un'altra maniera durante il live. Volevamo creare solo una... È un gioco quello. Sì, un bel immaginario divertente. Per il giorno in cui vi vestite sul palco veramente non vi parlo più. Però... Però quando fare quando anche... ero uscito ci aveva chiesto di, al mio di... Se vengo vestito a boscaio li prendo. Vieni qua. Dobbiamo andare. Sì. Faccio le interviste. Arrivo. E quindi volevamo creare quella cosa lì divertente, fondamentalmente per divertirci, fare un video che non avevamo mai fatto, stare sull'immaginario dei boscaioli, barbe finte, camicie di flanella, motosega, tronchi, eccetera. A un certo punto lo chiudiamo, nel senso finisce lì, finisce tutta questa storia qua e poi magari ci se ne inventa un'altra più bella. Voi invece no, non le fate per niente queste, cioè non l'avete mai fatta una riflessione sull'estetica, né, e tantomeno distinguendo disco e poi quando ci presentiamo noi, no, con le nostre facce davanti al pubblico, cioè non c'è mai stato, no, no, abbiamo quindi non c'entra forte niente, perché non c'entra de, niente de con la musica, ridicolo, no, 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 diciamo siamo abbastanza... Guardate un po' male anche quelle band che studiano queste cose, si presentano, sì, non mi piacciono moltissimo, non mi piacciono moltissimo, no, quella roba lì mi innervosisce, cioè, e poi magari invece no, parto prevenuto nei confronti di chi si veste in un certo modo e poi spacca tutto, però no, non mi fa impazzire come roba. Tu ti sei proposto in mutande questa sera? Io oltre dovrei questo, stare parecchio zitto sì, stasera. Questo non c'è nulla. Va bene, vi ringrazio tantissimo, davvero. E mi raccomando, scaricate di più legna perché deve pareggiare ormai. Impossibile. Un paio di migliaia sarebbe. Ecco, un paio di migliaia dopo aver visto questo video. Grazie ragazzi. Grazie mille. Ciao.